Siamo qui a Colle dello Sazze, provincia di Udine, siamo nell'azienda agricola Vicentini Andrea, abbiamo circa 40 ettari di terreno, 30 dei quali dedicati a vigna e noi praticamente siamo in biologico dal 2007, dal 2009 poi abbiamo cambiato e abbiamo iniziato la coltivazione biodinamica e ci siamo certificati dal 2011. Uno che si avvicina alla viticoltura biologica adesso dal convenzionale, qual è un consiglio che ti sentiresti di dare? Estrema attenzione, quindi non buttarsi a capofitto nel voler abbassare le dosi di rame, adoperare quello che è concesso dalle leggi europee e monitorare molto bene i vigneti. Abbassare, diciamo, i trattamenti solamente come dosi, ma non come ripetizione. Controllare le zone che sono più ricadenti in un posto più nel basso dove c'è più ristagno di umidità e quant'altro. E le varietà un po' più delicate in cui il consiglio è di fare più trattamenti e controllarli meglio, adoperare dosi più basse e ripetere, questo è sicuramente il consiglio più importante. Nella tua gestione del vigneto, se devi dire quali sono due o tre cose fondamentali, quali riconosceresti come proprio caratterizzanti della tua gestione del vigneto? Ma sicuramente noi abbiamo dato un'importanza da quando è cominciato il discorso biodinamico. Ho dato molta importanza al terreno, in maniera di ristabilire humus, fertilità, dare ossigeno all'interno di questi terreni. Per noi è diventato fondamentale lavorare con i sovesci, a file alterne. Ogni anno noi lavoriamo una fila in cui andiamo a seminare delle varie essenze che ci servono sia per ristabilire humus, ma anche queste servono anche per detossificare e ripulire il terreno anche dagli elementi chimici, quali il rame che noi adoperiamo. Abbiamo notato nel corso degli anni, sono partito da vigneti che erano anche alti come presenza di rame e metallo nel terreno e nel corso degli anni con una giusta lavorazione del terreno, il controllo assoluto sui miei trattamenti di rame. Adesso noi trattiamo circa 3 kg ettaro di rame anno. Siamo riusciti a vedere che questi dati si stanno abbassando, quindi il mio terreno si sta La parte invece per la peronospora, lì per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio, gli strumenti, gli atomizzatori, eccetera, due o tre consigli? Sì, sicuramente noi abbiamo dato una parte importante al controllo di tutte le fasi del nostro ciclo lavorativo. Quindi ci siamo anche affidati a un gruppo di studio che ha messo in piedi un'app che è 4Grapes, in cui qualsiasi dei miei lavoratori che va in vigna ha un'app in cui segnala se c'è un piccolo problema, una piccola malattia, un qualcosa, viene messo il numero di foglio, il numero di mappa e viene segnalato il problema, così l'operatore che poi arriverà su quel pezzo può decidere di scalare una marcia, quindi trattare un po' meglio, fare un trattamento diversificato e quindi ci monitoriamo molto bene. Una piccola macchia che parte, che non viene controllata, può creare grossi problemi poi durante l'anno, fino addirittura alla perdita completa del Atomizzatori. colobo. Atomizzatori, assolutamente, noi abbiamo visto che è fondamentale, anzi quasi più del trattamento, controllare gli atomizzatori. Abbiamo notato che con un atomizzatore sbagliato si può lavorare quanto si vuole, stare attenti quanto si vuole, ma il risultato poi è pessimo. Quindi la cosa importante quando si sceglie un atomizzatore è valutare bene il suo sistema di dispersione e di irrorazione sulla pianta. Noi, tramite un gruppo, abbiamo fatto le varie valutazioni su tutti gli atomizzatori per poter avere un'idea di come irrorano, come bagnano la foglia, per darci una sicurezza di aver fatto un trattamento mirato.